Siamo sulla spiaggia ponente di Rudi Garganico, siamo con il signor? Umberto. Umberto Zanardini, di Brescia. Di Brescia. E ci può raccontare che cosa ha trovato? Guarda, ieri mattina, era pomeriggio, venendo in spiaggia, ho visto una traccia particolare vicino all'ombrello dove eravamo. E niente, così incuriosito, verso sera... Ma stavamo anche pensandoci bene cos'era, ma invece non abbiamo capito cos'era. Verso sera invece abbiamo trovato una tartarugina piccola più avanti, verso dove c'è il canale, dove c'è il coso di due pini. Allora, immaginando che c'era qualcosa di particolare, abbiamo seguito la traccia e ci ha portato lungo qua verso dove c'è quella barca. E lì, guardando bene, abbiamo visto tutte le tracce che scendevano verso il mare. Io le ho contate le tracce, può darsi che sono 70, e da lì, guardando bene, abbiamo visto, diciamo, dove si era mosso appena appena la sabbia, e la signora ha scavato e ha trovato una tortellina viva proprio, viva. E da lì poi ho telefonato, non so, al veterinario, non so a chi, e l'ha detto... questa tartaruga è viva, l'avete rimessa in mare? Sì, prima l'abbiamo rimessa in un secchiello con della sabbia bagnata. Perché così ci hanno spiegato. E poi abbiamo aspettato che venisse un po' buio per i gabbiani, così, e l'abbiamo messa in mare. E da lì poi... è partita. Perché si trattava sempre delle stesse tartarughe? No. Per me no. Quindi cioè, ce n'erano delle altre, secondo lì? Da dove c'è quel nido che hanno recintato? A questo è un altro per me. Perché lui ha contato ieri sera i piedini che andavano. Erano più di 70. Non... 70, cioè io non lo so, io 70. Mi ricordo scienze, però, ma diciamo, i tempi... più avanti c'è l'altro nido, quello che le hanno spostate, perché hanno trovato tutte le uova sulla spiaggia. Queste sono le parole del bagnino Mario, che era il bagnino di questo bagno dei due pini, che è sempre qua in giro ancora. Infatti adesso lui è lui col secchio, che ha le fotografie col secchio, che ci hanno insegnato di spostarlo più asciutto possibile, e dove ha messo poi quella rete sopra, non lo so. Quindi secondo lei anche quelle si saranno salvate? Sì. Però non escono ancora. E che cosa ne pensa il dottor Abbennante? Allora, praticamente il sito che dice la signora, quello che praticamente sono state spostate. Le uova sono quelle un po' più vicino al lido ponente. Dove perché sono state spostate? Certo. Giustamente. Perché dove erano soggette ad, come si dice, a mareggiate, e l'acqua è il fattore più negativo che possa esserci per le uova. Quindi ne potrebbero uscire delle altre? Ci sono, sicuramente, soltanto che la rilevazione è fra la fine di luglio e i primi di agosto. E perché l'abbiamo potuto trovare lì e invece non qui? Perché lì l'abbiamo vista grazie alle telecamere di sorveglianza del lido. Ed è stata filmata proprio la tartaruga che andava ad ovo deporre. Allora si è potuto intervenire in tempo e mi pare che sono state recuperate più di 70 uova di tartaruga che sono state messe in sicurezza in un luogo più asciutto, tale da potergli garantire la normale evoluzione e maturazione con la schiusa finale. Quando? Ecco, allora dovrebbe avvenire per la fine di settembre. 60 giorni, dei 60 ai 70 giorni, con un arco di tempo che può dipendere anche dal fattore climatico. Ovviamente più è caldo, e quest'estate c'è stato sicuramente un caldo esagerato, più si dovrebbe accorciare il tempo di maturazione, per cui si aspetta a fine di settembre la schiusa di queste uova che sono state messe in sicurezza tramite una proficua collaborazione fra l'ASL e Legambiente. Ora la domanda qual è? Potrebbe essere stata la stessa tartaruga a deporre uova sia in quel sito che in quest'altro sito? I 15 giorni potrebbero anche essere normali, cioè che una tartaruga deponga prima da una parte e dopo, anche a distanza di 2-3 settimane, altre uova. Quello che mi lascia un po' perplesso è che se sono già 70 quelle che stanno qua,
e i signori hanno visto le tracce e si parla di altre 70-80, diventa un pochino, diciamo, esagerato un numero così alto di uova della stessa tartaruga. Potrebbe essere la stessa tartaruga che ha fatto prima qua, però con un numero inferiore di uova, magari una ventina di uova, e dopo ne ha fatte 70-80 dall'altra parte, come potrebbe essere anche un'altra tartaruga, ma ripeto, questo non lo possiamo dire perché non abbiamo le riprese, gli elementi per poterlo affermare con certezza. L'unica cosa, c'è stata questa schiusa, quindi di un numero non quantificato né quantificabile di tartarughe, probabilmente un poco dalle tracce si potrebbe desumere un numero approssimativo, però l'importante è che è stato fatto veramente tutto il possibile per salvare questi animali. Anzi, mi fa piacere incontrarla e incontrarvi in questi momenti, finalmente, dove c'è, non andiamo a verificare, a constatare il decesso di qualche tartaruga marina, ma andiamo a constatare l'avvenuta schiusa, quindi di animali che sono, che sono uno spettacolo per la natura. Quindi un rinvenimento eccezionale, non è il primo. Oh, sul Gargano c'è stato un altro l'anno scorso a San Menaio, mentre 7-8 anni fa c'è stato un ulteriore rinvenimento a Vieste, sulla spiaggia San Lorenzo. Quindi questo che cosa vuol dire? Che il Gargano ha tutte le caratteristiche di spiaggia che può permettere la deposizione di uova e la loro successiva maturazione. Quindi va ad arricchire la bibliografia in questi anni di fenomeni di deposizione delle tartarughe. Mi sembra che quello di San Menaio però purtroppo non è andato a buon fine, proprio perché siamo stati avvisati probabilmente con un po' di ritardo. Ci sono state probabilmente delle mareggiate che hanno determinato un'alterazione dello stato delle uova, e nonostante poi siano state spostate in un luogo più idoneo, non c'è stato alcuna schiusa positiva delle uova. Non questa volta però sì. No, questa volta sì, questa volta siamo tutti contenti. Infatti è stato messo anche in sicurezza l'eventuale, il posto dove potrebbero esserci altre uova, come pure faccio un invito: dove ci sono le uova di tartaruga, non i bagnanti, i turisti, non mettessero mai mano, ma devono fare soltanto la cortesia di segnalare agli organi competenti che loro sanno come si deve intervenire, cosa si deve fare in occasioni del genere, insomma, per evitare il fenomeno che andiamo a perdere una possibilità di vita di tartarughe che già sono soggette a tantissimi, come si dice, a tantissime problematiche, la prima delle quali è già al momento della schiusa. Perché questo? Perché i nemici numero uno delle neonate tartarughe, i gabbiani, sono i gabbiani, che non lo so se stanno qui normalmente o se hanno subdorato qualcosa del genere, insomma. Perché loro, vedete, il percorso dal sito di ovodeposizione al mare, che loro appena nate già riescono a raggiungere il mare, hanno questo senso innato di raggiungere il mare, già questi pochi metri di differenza fra dove c'è il sito e dove c'è l'acqua è il momento più critico della loro vita in generale. Poi interveniamo noi a completare l'opera, buttando la plastica in mare, ci facciamo sempre conoscere, oppure con le eliche dei motori, dove la tartaruga marina si avvicina e viene tranciata, oppure qualcuno che sta su uno yacht e deve pescare, allora usa quella pesca al bolendino con degli ami molto, molto profondi, che se va una tartaruga a cercare di mangiare qualcosa ci rimane anche lei, perché l'amo si conficca in gola e non si può più fare niente.